La bella pornostar piange perché il pornostar le ha fatto male, capito? Le ha fatto male. Io questa notizia, questa triste notizia, la leggo sul quotidiano Libero, Libero Quotidiano, e così come l'ho letta, ve la metto come link nel riassunto di questo video. Ma quante volte lo devo dire, quante volte lo devo ripetere, che è passato il tempo per far carriera nel porno, è passato quel tempo. Quel tempo è di alcuni decenni fa, diciamo è del 1960-1970, è il tempo di Ilona Staller Cicciolina, Moana Pozzi e poche altre, quando ancora non era nato il web, non c'era ancora internet. Quando Ilona Staller e Moana Pozzi sono diventate famose, famose facendo le porno star, capito? Ora c'è il web. E allora ci sono tante brave ragazze, brave, belle ragazze che vogliono bruciare le tappe e dicono: anch'io faccio come ha fatto Ilona Staller Cicciolina, Moana Pozzi, divento famosa, faccio la porno star. E divento famosa. No, sbagliate, care, sbagliate, sbagliate tantissimo, perché siete fuori tempo massimo. E per cui il mondo del porno è diventato una giungla, una giungla. E questa brava girl, questa brava pornostar, si è messa a piangere perché il pornostar che faceva le cose con lei le ha fatto male, le ha fatto male. Nell'articolo non c'è scritto in che maniera le ha fatto male, ma io ipotizzo, ipotesi se non fingo, io ipotizzo che le abbia fatto male, ipotizzo, in the backside, cioè nel sederino bello, perché lui è un poderoso. È un vir poteroso. Mi pare che sia un uomo di colore, poderoso, lo vedrete, è poderoso. E lei piangeva, e mi sembra che adesso voglia denunciare il regista, perché il regista avrebbe violato i patti, cioè questa bella e brava pornostar non voleva le scene di violenza, non voleva piangere. Beh, ma c'è un mio antico video, cari amici, intitolato Un clisterino alle 4 del mattino. Un clisterino alle 4. Andate a vederlo quel mio antico video intitolato Un clisterino alle 4 di mattino. Perché è prassi consolidata che una brava e bella pornostar debba farsi un clisterino. E lo si fa, non so per quale motivo, c'è scritto alle 4 del mattino, un clisterino. Un clisterino per pulire l'intestino, perché se tu fai la pornostar, le cose brutte non le devi fare solo col davanti, ma anche col di dietro, backside, il lato dietro, back, il lato dietro. Però se lo strumento, è troppo poderoso, la bella e brava pornostar può piangere. Nel mondo del porno succede di tutto e di più. Non è più un mondo privilegiato come ai tempi di Ilona Staller Cicciolina o come ai tempi di Moana Pozzi e pochissime altre. È diventata una giungla. Non conviene più oggi, non conviene più fare le pornostar, non conviene più, si fa la fame. Care girl che mi ascoltate, date retta a Serafino Massoni, non prendetela quella brutta strada lì, che poi piangete tanto, 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 e poi non si guadagna più niente, quel poco che si guadagna lo si spende con le droghe e con gli antidepressivi. È un mondo che porta alla disperazione e alla miseria. Credete a Serafino Massoni, credeteci, credeteci, credeteci. Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei per tanti anni e poi è stato anche preside di ruolo
nei licei classici e scientifici per tanti anni, dovete credere a Serafino Massoni. E poi Serafino Massoni ha scritto tante pregiate opere. Capito, care belle girl? Non la prendete quella strada. È la strada della disperazione che vi porta nella valle della miseria, ok? Ci sono tanti lavori da compiere senza dover piangere, capito? Senza dover piangere. Senza dover piangere. Vabbè, cari amici, la notizia, io ve la metto come linea di riassunto di questo video. Così potete vedere, sentire lei che si lamenta perché le hanno fatto male, e potete vedere anche quanto è poderoso lui, quanto è poderoso, capito? Quanto è poderoso. Ok, a tutti e a tutte e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.